Claudio Volpe aveva 35 anni, era detenuto al carcere di Poggioreale a Napoli per droga. Quando è entrato in carcere pesava 145 kg, ma oltre all'obesità non aveva altri problemi di salute. Condannato a 8 anni, è morto la sera del 10 febbraio scorso. Ora della morte 21:30. Cause ancora da chiarire. L'unica cosa che si sa è che nei 3 giorni precedenti il suo decesso, Claudio aveva la febbre. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia dei familiari ed è stata disposta l'autopsia. L'ultima volta che l'ho vista è stato giovedì che sono andata a colloquio. E sono entrata, stava benissimo. E infatti ci sono altre persone che hanno visto mio marito giocare con mia figlia. Benissimo. Giocava, abbiamo parlato tante cose, vabbè, quando esco, non esco, stiamo sempre insieme. Non può essere che non le ha detto nulla per non farla preoccupare. Non lo so, perché non l'ho visto proprio dalla faccia sua, l'ho visto bene, non l'ho visto strano, perché lo conosco a mio marito. Poi che cosa è successo? E niente, è successo che sabato notte è venuto il zio di Claudio e mi ha detto che mio marito era morto. No, mi ha detto solo precedentemente che lui è stato con mal di schiena, che non si è sentita bene mal di schiena e gli hanno fatto una siringa. Un antidolorifico? Sì. Gli ho detto, non sai cosa ti hanno dato? Ha detto, no, mi danno sempre la solita cosa. Però lui non sapeva cosa. Secondo me, non lo so questa pillola che gli hanno dato, la Bentelan, che gli ha fatto male. Sicuramente sarà stata anche la Bentelan, perché se mio marito era allergico, e voi non avete controllato prima, cioè non ha, a parte che non hanno visitato, gli hanno dato direttamente questa pillola. E tu dovevi prima visitare e poi dare qualcosa per capire. Quindi all'improvviso lei ha saputo che aveva avuto la febbre alta? Sì, la febbre a 38 e mezzo all'inizio. Quindi nemmeno altissima, insomma? No, una febbre normale. Dopodiché un epilogo improvviso, cioè nel giro di 4 giorni suo marito ha avuto un infarto, stando all'ultimo referto, alle cause della morte, ed è morto. E nessuno l'ha avvisata, lei come lo ha saputo? Ho detto, l'ho saputo tramite mio zio, che è venuto a casa e dicendo che mio marito era morto. E io ho detto a mio zio, come fai a dire che mio marito è morto che io non lo so? Cioè, non lo so io, come fai a saperlo tu? E hanno detto in voce di popolo. Era l'1 di notte e sono andata alla caserma di Poggioreale. No, mi hanno detto, signora, come lo sa lei? E ho detto, voce di popolo, l'hanno detto. Però se non venivo io qua, voi almeno mi chiamavate. Pure perché mi dicevano che era morto 3 giorni. Prima di domenica. Cioè io so anche che mio marito è morto non di domenica, ma di venerdì. Quindi qualcuno le ha fatto sapere che in realtà suo marito non sarebbe morto la notte di sabato? No, di no, domenica notte, era morto il venerdì. E però questo non ha avuto conferma di questa notizia? Questo... Sono andata io il giorno dopo dalla direttrice per capire come era morto mio marito e lei mi ha risposto, no signora, veramente vostro marito ha avuto la febbre a mezzogiorno e 10, l'hanno portato giù, gli hanno dato una pillola, è risalito, si è messo nel letto come dicono anche i detenuti, perché io non so, non stavo dentro, per questo voglio sapere la verità. Mi hanno detto che è risalito, è stato tutta la giornata nel letto, è risceso alle 7:20 perché un'altra volta che non si è sentito bene. Che ci aveva la febbre a 39,40. Ci hanno ridato questa pillola, come dicono sempre gli altri, io non so la realtà. Si è messo di nuovo nel letto, dicono che i detenuti l'hanno fatto alzare per farlo mangiare, lui non ce la faceva a mangiare, dice che il tempo di alzarsi, che voleva mangiare qualcosa, ci è caduta la forchetta di mano e non lo so. È successo e dicono che l'hanno riportato di nuovo giù e alle 9:30 è morto, non è risalito più. Con quante persone stava in cella? 9 o 10 persone.
nel padiglione Milano. Dormiva sopra un materasso morbido, non lo so che cos'era. Una brandina, non... più che altro toccava il ferro, che me lo diceva sempre. Amore, guarda come mi fa male quel letto, perché tocco sempre il ferro. Si faceva la doccia con l'acqua fredda. Non c'era acqua calda? No, mai. Per questo, può darsi pure che mio marito facendo sempre le docce con l'acqua fredda e potuto venire qualcosa, mal di gola. Iniziando con mal di gola, dopo è riportato tutti questi episodi. Una settimana prima un altro detenuto era morto, in circostanze ancora da chiarire. Sì. Me l'ha detto mio marito quando sono andata a colloquio e disse: amore, guarda, lo sai, è morto un ragazzo di 28 anni. E come era? Disse: come mai è morto? E hanno detto con una febbre. Quindi dovevano, come si dice, indagare già con questo ragazzo, invece non l'hanno fatto. Da quel momento lei ha chiesto giustizia, perché è convinta che si sia trattato di un caso di mala sanità. Quanti figli ha? Una. Di 4 anni. Che cosa ha detto alla bambina? Niente. Non sa nulla la piccola. Ha immaginato che è morto il padre. Quanto doveva scontare ancora, Claudia? Aveva avuto 8 anni. Per? Per droga. Come si era trovato in questo giro? Purtroppo a Napoli non c'è lavoro. Io non dico che ha fatto bene a fare questo. Però avendo una figlia ha dovuto fare qualcosa. Questa. Voglio giustizia. Voglio giustizia. Un ragazzo buono come lui. Non lo so. Avrebbe dovuto fare qualche indagine un poco più approfondita. Sì. Quindi dovevano portarlo in ospedale. In ospedale. Quello che non hanno fatto. Non so perché. Non so neanche perché non me l'hai visitato. Che ti ha fatto di male mio marito? Per non visitarlo. Quello vorrei capire. La direttrice che cosa le ha detto quando siete andate lì? Ha detto che era normale, si poteva morire con una febbre a 38. Cioè, mo' oggigiorno si muore anche con una febbre a 38. E lei mi ha risposto di sì. Beh. Non mi fermo. Voglio la verità. Lo so che mio marito non torna dietro. Però voglio giustizia per lui. Soltanto pochi giorni prima, nello stesso istituto penitenziario di Poggioreale, un altro detenuto di soli 28 anni, straniero dell'Est, aveva lamentato dolori all'addome e aveva la febbre. Il giovane è morto in circostanze poco chiare e anche su quel decesso la magistratura ha aperto un fascicolo. Due episodi misteriosi che ripropongono il tema dell'assistenza sanitaria nelle nostre carceri, perennemente sovraffollate, dove le condizioni igienico-sanitarie sono sempre più precarie. Celle per 4 detenuti diventano pollai per 8-10 persone, a volte anche 12, tutte in pochi metri quadrati, sui letti a castello, in strutture fatiscenti, umide, dove è facile ammalarsi. Ma a fronte di un numero così alto di detenuti, ci sono pochissimi medici e di attrezzature diagnostiche manco a parlarne. Dottore Ciambrello, la morte di Volpe a Poggioreale ha fatto riesplodere il problema dell'assistenza sanitaria e del sovraffollamento in questo istituto penitenziario e più in generale negli istituti penitenziari di tutta la Campania. A che punto siamo?
Innanzitutto non stiamo purtroppo a singoli episodi, stiamo a diversi episodi spiacevoli. Prima di Volpe, una settimana prima, un detenuto del padiglione Roma, un rumeno di 41 anni che non ha mai fatto telefonata, non ha mai avuto visite tossicodipendenti, si era sentito male, aveva vomitato nella stanza, dolori al braccio, dolori alla pancia, è sceso giù, ha atteso più di un'ora perché nel frattempo il medico di turno stava, purtroppo qualche ora prima un ragazzo sempre del Roma aveva provato a tagliarsi, lo stavano curando, cucendo, e questi dopo un'ora e mezza hanno trovato morto. Quindi gli episodi sono tanti, sia di morti per cause da accertare, sia tentativi di suicidio, sia forme di autolesionismo. Un solo dato già eclatante: l'anno scorso 9 suicidi in Campania e tra il 2017 e il 2018 140 tentativi di suicidio, sventati o dagli agenti di polizia penitenziaria o dai compagni di cella. Questa è già la dimostrazione che il carcere spesso è meno caino della società cosiddetta esterna. I suicidi sono una cosa, poi ci sono 8 morti per malattie e 5 casi di morti dove la magistratura sta facendo degli accertamenti per verificare perché, se ci sono state omissioni o, peggio, negligenze. Il Volpe già da alcuni giorni lamentava e quindi gli era stato anche diagnosticato che teneva questa febbre alta. Lui, diciamo, aveva anche qualche altro problema, nessuno ne ha parlato, diciamo, le sue condizioni di salute erano anche un po' precarie, dovute alla sua obesità. Ora, se io, lo dico già io che sono malato al cuore, vado a farmi i controlli per i miei 2 stent, il medico dice: tu sei un po' obeso, Samuele, devi dimagrire. Quindi l'obesità va verificata anche rispetto al problema che posso avere al cuore. Una febbre può essere un segnale di allarme, non è che tu mi puoi dare la tachipirina e buonanotte. Ma adesso sarà l'autopsia ad accertare le cause per le quali è morto Volpe, diciamo. E dico questo perché, le ho detto prima, se il medico che mi visita, se l'infermiere professionale ha il defibrillatore o altre attrezzature, meglio fare qualche indagine in più. E se io non sono in grado di farlo, meglio chiamare subito un 118. Sulla questione della sanità voglio dare un dato agli amici telespettatori. Da 10 anni in tutta Italia la sanità è regionale. Però in Emilia-Romagna, in Toscana, in Lombardia, gli operatori della sanità che entrano nelle carceri, penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici della riabilitazione, agli psichiatri, agli infermieri professionali, sono stabilizzati. Nella nostra regione sono contrattualizzati, sono a termine. Ora, questo non ti pone già a favore della salute delle persone, perché il medico di un carcere è un po' come il medico, diciamo, di famiglia, deve avere un rapporto fiduciario. Se cambia tutto questo, se fai solo un turno, se dipendi da una cooperativa, se il contratto dura 3 mesi, 6 mesi, questo già non ha un'influenza positiva. Secondo scandalo vero della sanità campana è che tutte queste operazioni si fanno sul numero presunto dei posti presenti. Le faccio un esempio concretissimo. A Poggioreale la capienza è di 1.680 persone. Mentre lei mi sta facendo questa intervista, sono presenti a Poggioreale 2.411 detenuti. Gli operatori della sanità sono presenti rispetto alla capienza, ma si può andare avanti così, e gli altri 800, cioè tu devi tenere una presenza di medici, di guardie mediche, di infermieri, di tecnici della riabilitazione, di personale che può essere, diciamo, di specialisti, penso dal dentista ad altro, per una platea superiore. Ma noi come facciamo, Garanda, a saperlo? È una casa circondariale. Significa che qui
a Santa Maria Capovetra, a Benevento, ad Avellino, a Salerno, quelli che vengono arrestati in quella provincia li portano qui. Quindi devi prevedere questa operazione. Significa che in un padiglione Firenze, dove in questo momento sono tutti quelli che entrano per la prima volta in carcere, si chiamano primari, mentre io e lei parliamo, ci sono 362 detenuti in celle da 8, con letti a castello anche a 3 piani. Non so come arrivano al terzo letto in alto. Tu devi prevedere là di mettere un'attrezzatura possibile per salvare una persona se ha un attacco cardiaco. Devi prevederlo. Non è che poiché è un padiglione ufficialmente per 170-180 persone, metti poco personale sanitario. Io denuncio che quando capitano queste cose, perché gli agenti sono pochi, mancanza di agenti. Spesso c'è un agente a guardare 160-170 detenuti. Se accade qualcosa, dove deve andare questa gente per ragioni di sicurezza? Io in provincia di Avellino ho dovuto fare delle proteste, una conferenza, scrivere lettere, e dopo sono arrivati 12 medici in più tra Ariano Irpino, Bellizzi Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi e Lauro. Se a Lauro adesso ci sono 14 detenute madri con 16 ragazzi, dice: ma noi ufficialmente abbiamo il pediatra, ma non prendiamoci in giro. Quale pediatra? A chiamata, mandiamoci il pediatra, perché questi ragazzi, tra l'altro io sono contento, escono, vanno in un asilo pubblico, un asilo privato, una scuola pubblica. Allora mettiamoli in condizione, diciamo, di avere quelli che sono i servizi reali. Perché vedete, a una persona che sbaglia deve essere tolto il diritto alla libertà, ma non il diritto alla dignità, alla tutela della salute. Il sovraffollamento che cosa dimostra? Dimostra che ci sono delle leggi nel nostro paese che conducono le persone in carcere. Ci sono, penso alle leggi sull'immigrazione, le tossicodipendenze, i reati amministrativi, i reati di corruzione. Mentre io e lei parliamo, su 59.000 detenuti in Italia, circa 5.000 devono scontare un anno. Ma vale la pena tenere in carcere una persona per un anno? O gli possiamo dare gli arresti domiciliari a quelli che pensiamo che siano pericolosi? Ma un anno. Possiamo fargli fare dei lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili? Se uno è ricco può pagare a livello amministrativo, li teniamo in carcere, devono scontare un anno. Mi sembra veramente una cosa strana. La sperimentazione del braccialetto? Le do una notizia: in Campania abbiamo dei casi di detenuti che stanno in carcere, pur se devono scontare 2 anni, perché non si trovano i braccialetti. Quindi, se si trovassero i braccialetti, andrebbero agli arresti domiciliari o avrebbero il braccialetto. Non si trovano. Quindi noi parliamo e sulla giustizia non bisogna fare dichiarazioni, bisogna fare dei fatti. E le voglio dare anche un'altra notizia allarmante, bella, utile, perché queste cose, a furia di dire abbiamo bisogno di più sicurezza, mettiamoli in carcere, gettiamo la chiave. 59.000 detenuti stanno dentro, 58.000 stanno nell'area penale esterna. In Campania abbiamo 7.400 persone che stanno nell'area penale esterna, 5.040 a Napoli con appena 24 assistenti sociali. C'è un numero enorme, no? Chi sta dentro per reati di camorra, mafia e 'ndrangheta è appena il 6%. Lo ripeto, amici telespettatori, dottoressa, il 6%. Lei crede che la direzione intrapresa anche da questo Ministero della Giustizia sia quella giusta? Cosa bisognerebbe fare per spingere, per accelerare un po' sui necessari interventi di cui ha bisogno la Campania, in particolare Poggioreale? No. L'attuale governo giallo-verde è andato in una direzione ostinata e contraria, ha chiuso. Fino all'anno scorso c'era questo tentativo con una conferenza di Stati Generali della Giustizia per dare una possibilità a chi doveva scontare al di sotto dei 3 anni un solo anno di carcere, messa alla prova adulti e minori, possibilità di vivere il carcere in maniera alternativa, si è cominciato a parlare anche di affettività nelle carceri.
tutto questo materiale, diciamo, non è stato messo in campo, è stato abolito dal nuovo governo e loro insistono solo per dire: noi all'interno del carcere vogliamo dare lavoro, assistenza, più agenti, ma dovete scontare fino all'ultimo giorno di carcere. Le ripeto, il sovraffollamento nasce da leggi che ti portano dentro, per reati anche piccoli, amministrativi, corruzione, immigrazione, tossicodipendenza. Noi abbiamo casi di persone che sulla modica quantità stanno dentro. Qualcun altro è stato trovato con una quantità superiore e sta fuori. Quindi c'è anche un'interpretazione. E un dato poi scandaloso che le posso dare, qual è l'ultimo? Dal 1992 ad oggi, 20.000 persone hanno ricevuto risorse economiche, un risarcimento economico per un'ingiusta detenzione. Cioè sono entrati in carcere innocentemente, ingiustamente. Quanti in Campania? In Campania le posso dare questo dato attuale di oggi. L'anno scorso 412 in tutta la nostra regione, 40 a Salerno. Questi 40 hanno ricevuto 1,5 milioni come risarcimento. Ma uno che entra in carcere, se gli dai 100.000 o 1 milione, quell'ingiusta detenzione, quella vita, quella sofferenza. E chi ha pagato, oltre alla persona che è entrata in carcere innocentemente, ai propri familiari? E allora le carceri sono anche piene, io l'ho detto in coda, piano piano, sommessamente, perché c'è un uso sproporzionato di custodia cautelare. Mettimi in carcere, no, mettimi agli arresti domiciliari se stai svolgendo l'indagine. Non è che io cittadino ti devo dimostrare la mia innocenza. Devi essere tu Stato, tu magistratura, tu carabinieri, polizia a dimostrare che io sono colpevole. Intanto ti metto in carcere e poi svolgo le indagini. Fammi stare a casa e svolgo le indagini. È così o no? E anche da questo casarmone di Poggioreale, l'anno scorso sono usciti centinaia di persone innocentemente senza aver fatto nemmeno il processo di primo grado. Dottore, processo di primo grado assolto. No, mentre svolgevano le indagini, dice, vabbè, abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato e mi avete portato in carcere. Non va bene. La giustizia non è uguale per tutti. Tra l'altro, nell'aula dei tribunali, ha visto come è scritto? È scritto in oro. Pietro Ioia oggi ha 59 anni, 22 dei quali trascorsi nel carcere di Poggioreale per spaccio e traffico internazionale di droga. Durante la sua detenzione, Ioia è stato vittima della cosiddetta cella zero, una violenza feroce e gratuita che gli ha lasciato il segno. Quando è uscito, ha denunciato tutto, ha raccontato la sua storia in un libro e poi in uno spettacolo teatrale. E ha fondato un'associazione, Ex Detenuti Organizzati di Napoli. Anche i familiari di Claudio Volpe lo hanno chiamato la sera stessa in cui hanno saputo che il loro congiunto era morto. Ma io ricevo molte lettere dai detenuti, soprattutto i detenuti ammalati, che non mi chiedono di uscire, non mi parlano di libertà, ma mi parlano di essere curati. Allora il mio appello che faccio è una valutazione che devono fare i magistrati, perché se un detenuto è malato e non può essere curato in un carcere, deve andare in una struttura adeguata dove lo possono curare. Questa è mala sanità e lo sappiamo, non succede solo a Poggioreale, come è successo il caso di Volpe Claudio, ma è quasi in tutti i carceri italiani. Quando è morto Claudio Volpe, i familiari ti hanno chiamato nel cuore della notte. Sì, sono stato chiamato nel cuore della notte dai familiari di Claudio Volpe per avere un aiuto morale, per saperne di più. Familiari scatenati, familiari delusi, familiari che stavano sull'orlo di una crisi. Difatti di notte è successo quello che succede fuori al carcere, che hanno dato addosso alla polizia penitenziaria. Purtroppo questo non si fa, ma è stato dovuto alla rabbia dei genitori.
E questa è una guerra tra poveri che si sta facendo, noi ex detenuti, familiari, contro la polizia penitenziaria, che anche loro si trovano nella stessa barca. Non dobbiamo arrivare a questo, dobbiamo fare appello all'istituzione, in alto dobbiamo arrivare, magari al ministro di Grazia e Giustizia, al governo, che purtroppo abbiamo un governo un po' forcaiolo. La mia associazione si batte proprio per questo, per far sì che un ragazzo quanto meno entra in carcere esce fra un paio d'anni, non esce con una testa ribelle. Quali sono le storie che ti raccontano le persone che vengono a chiederti aiuto? Quali altri problemi ci sono in questo carcere? Ma nel carcere di Poggio Reale c'è il problema del sovraffollamento. È la base principale dove stanno succedendo tutte queste cose, perché anche se fai un'istanza, una domandina, non è solo la tua, su centinaia di domandine. Allora, per avere una visita medica più adeguata passa molto tempo, sempre perché il carcere è sovraffollato e ci sono tanti detenuti davanti a te. Anche se, per esempio, l'ultima lettera è un ragazzo che ha delle vene alle gambe che sanguinano. Come si sbatte il piede vicino a un tavolo, uno scabello che ci sono nelle celle, gli esce sangue. Cioè, però lui dice: io ho chiesto una visita più accurata, ma sono 8 mesi e non mi portano a fare questa visita, e questo è dovuto al sovraffollamento. Perché a Poggio Reale sappiamo che un poliziotto penitenziario guarda 200 detenuti ed è troppo, c'è un padiglione di 4 piani, ci sono 2 poliziotti penitenziari, questo non dovrebbe succedere. Ai miei tempi c'era, su ogni piano c'era un poliziotto penitenziario, adesso ce n'è uno per 2 piani, e insomma è troppo. Da quanto tempo non entri nel carcere di Poggio Reale? Ma ci sono entrato 15 mesi fa come visita ispettiva insieme ai radicali italiani, e ho trovato le condizioni già all'epoca disumane, ho visto celle che c'erano 10 detenuti, castelletti a 3, bagni otturati, celle che tonaca che cadeva dai tetti, che non possono cucinare perché cade la tonaca del soffitto, topi, ci sono topi all'epoca e ci sono attualmente, insomma io non ci entro da 15 mesi, ma da quello che ho saputo di chi esce dal carcere e viene a iscriversi nella mia associazione, la situazione è peggiorata. E già quando c'eri tu, insomma, non era proprio delle migliori, tanto è vero che tu hai raccontato una storia che ancora oggi, insomma, fa gelare il sangue, la storia della cella zero, che poi è diventato un libro, è diventato anche uno spettacolo teatrale. È servito, secondo te, denunciare tutto questo? Ma guarda, denunciare serve sempre, su qualunque abuso. Io non denuncio solo le cose del carcere, io se vengo ad un'altra cosa che deve denunciare, io lo denuncio senza problemi. È servito perché, da come so, dai detenuti che escono, la cella zero non c'è più. Alcuni episodi di violenza ci sono sempre, perché la mentalità è sempre quella, ma non c'è più che prendono a Napoli, io parlo di Poggio Reale, che 10-15 guardie prendono un detenuto, lo portano giù allo zero e lo picchiano. Questo non esiste più. È servito a denunciare e servirà sempre a denunciare, io lo farò sempre comunque. Quali sono i segni che ti porti addosso e dentro di questa esperienza? Ma i segni che mi porto dentro, quando ascolto, sento, mi arriva l'imbasciata che un detenuto è stato picchiato, mi passa tutta l'immagine di come è successo a me, perché io 2 volte sono stato picchiato da svariati poliziotti penitenziari, nudo, giù alla cella zero. E mi passano quelle immagini nella mente. Che cosa accadeva esattamente? Perché poi ti portavano lì? Era una punizione? Sì, era una cella senza Dio. Era una cella che, se tu magari avevi un po' di televisione alzata, TV alzata, basta che passava la guardia e ti diceva: se non abbassate la TV vi porto tutto giù allo zero. Cioè, allora era come un simbolo del male quella cella, esattamente, la possiamo chiamare una cella senza Dio. Io sono stato picchiato soprattutto per un mazzetto di carte napoletane, non era consentita all'epoca, negli anni 90.
siamo stati picchiati 9 detenuti, 9 eravamo. Niente, sono entrato in questa cella, mi ha accompagnato 2 guardie, mi accompagnavano, e 3 già c'erano dentro. Erano 5 di loro, mi fecero spogliare su una cella vuota, era una cella vuota, mi fecero spogliare su una coperta, nudo. Io magari credevo che qualcosa mi rimaneva addosso, ma loro mi fecero spogliare nudo e addosso mi rimasero i segni dei loro colpi. Con che cosa ti colpivano? Con manganelli, calci, pugni, a un altro mio amico con delle tovaglie bagnate. Ma io soprattutto sono stato colpito con manganelli, calci, pugni, che poi hanno una tecnica tutto loro di colpire, ti colpisci uno da dietro, tu ti volti, poi ti colpisci quell'altro da dietro, tu ti volti, insomma così, finché non arriva una scarica di botte e tu ti pieghi in due e speri il Dio in quella cella che Dio non esiste, spera al Dio che finiscono presto. C'era qualcuno che ti immobilizzava o ti legavano da qualche parte? No, non c'è bisogno che ti immobilizzino, ti circondano e ti picchiano, ti arrivano botte da tutti i lati, che tu, arrivando botte da tutti i lati, non puoi fare altro che piegarti in due e coprirti, difenderti, ma c'è poco da difendermi. Tra poco c'è il processo. Sì, il 28 abbiamo il processo e noi saremo in tanti fuori al tribunale, a Piazzale Cenni. Saremo in tanti perché c'è odore di prescrizione e noi questo non lo vogliamo. Perché chiunque entra a Poggio Reale deve pagare perché ha sbagliato. E in questo caso, se hanno sbagliato, devono pagare pure loro, i poliziotti penitenziari, gli aguzzini esattamente. L'indagine e l'inchiesta è scattata il 2014. Dopo 5 anni finalmente avremo il processo nel pieno delle sue facoltà e speriamo che avremo pure giustizia. Io non sarò presente al processo perché ormai la mia denuncia è prescrizionata, insomma è andata in prescrizione, però ci saranno altri amici miei che hanno denunciato subito dopo di me, che sono recenti, le percosse che hanno subito. Sempre dalle stesse persone? Sì. Erano quelli là, gli aguzzini, erano sempre gli stessi. La squadretta della Una Bianca, Malel, Piccolo Boss, Zorro, questi erano i soprannomi che loro avevano. Perché di nome non li conosciamo. No? Ma questi poliziotti lavorano ancora? Sì, sono stato trasferito in altri carceri, fanno servizi in altri carceri perché ovviamente il processo dura 3 gradi. Se non sei colpevole fino al 3° grado ti puoi ritenere innocente, per questo lavorano ancora loro.